Inter, basta il gol di Atalanta eliminata, Inzaghi in semifinale. L'Inter passa in semifinale di Coppa Italia dove sfiderà la vincente di Juventus-Lazio. A decidere è una rete di Matteo Darmian, colui che nelle ultime sfide ha preso il posto di un Milan Skriniar frastornato dal mercato e dal mancato rinnovo. Gli uomini di Inzaghi meritano di andare avanti perché giocano e concludono di più contro un'Atalanta più appannata rispetto alla versione Serie A. Per i padroni di casa è la quarta affermazione negli ultimi quattro scontri diretti, comprese la Coppa Italia e la Supercoppa. Un bel biglietto da visita in vista del derby di domenica che la tifoseria interista attende con grande impazienza a giudicare dai cori antirossoneri ascoltati fin dal riscaldamento. Inzaghi risparmia in vista della stracittadina bastoni, Di Marco e Dzeko, rilanciando al posto di quest'ultimo Lukaku. Gasperini invece lascia inizialmente in panchina Højlund e Lookman affidandosi in avanti a Zapata e Boga supportati da Pasalic. L'Inter vuole la partita, ha coraggio, personalità e palleggia di più rispetto alle ultime gare contro le big. Ma per cercare big Rom usa troppo il lancio lungo, ottenendo risultati non buoni perché la difesa della Dea disinnesca quasi sempre il numero 90. Si vede che il belga non è al top della condizione e che la Lula, spolverata dall'uno dopo 158 giorni, non brilla come nell'era Conte. Nonostante ciò, però, in mezzo a dettare legge sono gli uomini di Inzaghi, Calhanoglu fa alla grande le due fasi. Barella è carico dopo la squalifica scontata a Cremona e Mkhitaryan si rende utile. Derone e Koopmeiners così vanno in difficoltà e Pasalic, che galleggia tra le linee, non dà una grossa mano. L'Atalanta vorrebbe ripartire, ma De Vrij contro Zapata fa un figurone e a Gasperini mancano le sponde del colombiano. Koopmeiners e Zapata nei primi minuti si affacciano nell'area interista ma poi sono Lautaro e compagni ad essere più pericolosi. Musso disinnesca un tiro di Barella, vede alcune conclusioni ribattute finire al lato e al 41 è salvato dal palo sul sinistro di Calhanoglu. Gli ospiti, nel frattempo passati al 3, 4, 2, 1, rispondono con un colpo di testa fuori misura. Da ottima posizione, di Zapata che spreca un bel cross di Maele. Nel complesso il primo tempo è più di marca interista, ma non certo spettacolare, una sola conclusione nello specchio, quella di Barella. Più il palo di Cala. Onana spettatore o quasi. La ripresa inizia con Lukaku servito più palla a terra e, non a caso, più vivo. Gosens va vicino al gol da ex con una frustata dal limite, ma non trova lo specchio. Il belga dialoga con Lautaro e Barella e l'Inter dà la sensazione di poter passare, anche se è la Dea a sprecare una clamorosa occasione con un tiro alto da ottima posizione di Maele sugli sviluppi di un'uscita sbagliata di Onana. Gasperini si gioca l'artiglieria pesante, con Lookman e Højlund al posto di Pasalic e Zapata. Ricompone il tridente titolare. Chiaro il segnale, vuole la semifinale. Il match diventa più gradevole e senza pause, lo sblocca l'Inter con Darmian che inizia e conclude con un gran diagonale, un'azione in cui sono protagonisti anche Calhanoglu e Martinez, autore dell'assist di tacco. Servendo più spesso e meglio Big Rom, i padroni di casa mettono pressione sulla difesa atalantina e la punta di proprietà del Chelsea mostra lampi degli anni d'oro. Mkhitaryan sfiora il raddoppio, poi è Boga con un sinistro ad accarezzare l'esterno della rete. Gasp cambia ancora con Ederson per Ateboire e Muriel per Boga, ecco il 4, 2, 3, 1, Inzaghi risponde con Di Marco per Gosens, Dzeko per Lukaku e Aslani per Calhanoglu. Nel frattempo arriva la prima conclusione in porta degli ospiti con Onana che dice di no a Lookman. L'Atalanta aggiunge anche la spinta di Soppi a destra, mentre l'Inter deve sostituire l'acciaccato Dumfries con D'Ambrosio. I padroni di casa sulla carta arretrano al baricentro, ma continuano a pressare alto per tenere gli avversari lontani dalla loro area. Correa, entrato tra i fischi al posto di Lautaro, lotta e si piazza al fianco di Dzeko che d'esperienza difende bene diversi palloni. Onana non rischia più e Inzaghi vola in semifinale nella sua coppa.